Stavo dicendo che queste sono le condizioni più svantaggiose possibili per l'apparecchio di rotazione perché il momento di inerzia è il più grande di tutti, in quanto i dischi sono i più pesanti da 300 grammi e sono posti all'estremità dell'asta. Il mandrino è quello più piccolo da 4 mm e mezzo di raggio, quindi il momento torcente che agisce sull'apparecchio di rotazione è il più piccolo. E poi ho ridotto il peso in caduta, al solo portapesi da 10 grammi. Per questo motivo l'accelerazione angolare dell'apparecchio di rotazione è estremamente piccola. L'apparecchio di rotazione fa un'enorme fatica ad acquistare velocità angolare.